Ciao. Ah, ha deciso che risolve così le cose. Siamo venuti qui a manifestare perché c'è un attacco ormai palese alla libertà femminile. Vorrebbero relegare le donne ad una funzione riproduttiva in cui la decisione non appartiene più alle donne ma passa di mano ad altri. E su questo noi pensavamo già di aver fatto le nostre battaglie ormai da 20-30 anni, se ogni volta ci si deve tornare sopra quando è assodato, cioè una libertà di scelta sulla maternità consapevole, penso che nessuno debba metterla in discussione. E purtroppo questo sta succedendo in Spagna, ma sta succedendo anche in Europa, con delle politiche europee che stanno mettendo a dura prova questo aspetto, no, della libertà femminile. Quindi su questo stiamo scendendo in piazza in tutta Europa, insieme alle donne spagnole che oggi avranno questo difficile momento di confronto in Parlamento. Hemos venido porque nos parece que estamos en los años 70. Es un paso atrás increíble. Como la dictadura. O sea, esto es un símbolo de lo que está pasando en España ahora. Una cosa más, no solo por el aborto, sino por toda la situación que tenemos con este gobierno. Nos están cortando todo, 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 todo. Soy mujer y pienso que la mujer tiene que decidir en todo lo que concierne a su cuerpo. Sea una mujer italiana, sea mujer española, sea mujer europea o americana, lo que sea. Y era importante dar nuestra pequeña aportación a lo que está ocurriendo ahora mismo en España. Pienso que sí, que las mujeres del PP desgraciadamente votarán a favor de la ley porque no votarán por conciencia, sino votarán pensando en el poder. Diciamo, la Spagna è sempre stato un esempio positivo in questo senso e cambiare questa legge sarebbe comunque un passo indietro rispetto a prima. Preservar la libertà di conciencia e garantizar la pluralità di interesse di tutte le donne. Yo decido, yo decido, yo decido, yo decido, yo decido, yo decido. E penso che il diritto all'aborto senza restrizioni non soltanto limiti le morti per aborto clandestino che comunque avvengono, potrebbero avvenire con queste restrizioni assurde, il diritto alla vita è diritto di vita sempre e allora non avrebbe senso queste tre restrizioni assurde allo stupro, il pericolo di vita della donna piuttosto che le malformazioni del feto. Mi sembra una strumentalizzazione politica, partitica, per raccogliere un po' più di voti per quelle persone che pensano che appunto possano decidere sul corpo di una donna, sulla libera scelta di una donna. L'aborto non è una soluzione contraccettiva come molti pensano, è semplicemente un diritto per le donne che è stato conquistato faticosamente e che è assurdo limitare così. L'utero è mio e lo gestisco io, sulle mie uova decido io. No, 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 no,